L'equipaggio senior del Fossa Mastra conquista il titolo italiano di canottaggio su gozzo nazionale. Le gare si sono svolte lo scorso weekend a Santa Margherita Ligure. A bordo Gabriele Battoni, Alfredo Tacci, Daniel Costa. Con loro anche il marolino campione in carica Nicolas Vischio. Al timone Alice Bardi. L'equipaggio, allenato da Alessandro Manfrone insieme al secondo Flavio Bertagni, ha incontrato nella batteria di sabato mattina il gozzo del Porto Azzurro, campione in carica. La batteria aveva infatti tutte le caratteristiche di una finale. Gli spezzini sono riusciti ad arrivare primi, accedendo direttamente alla fase finale di domenica. 1500 metri di gara con tre giri di boa. Ad avere la meglio sono stati proprio i quattro vogatori del Palio del Golfo, a testimonianza della grande preparazione che il Palio dà a questi atleti, capaci di distinguersi anche a livello nazionale. Decisamente più sfortunata Federica Marano, Marta Vannini, Virginia Cattoi, Erika Albani con la piccola Ilaria Valenti al timone. L'amo femminile, allenato da Paolo D'Appozzo, si trova costretto a rinunciare alla finale nonostante abbia tagliato davanti il traguardo. Un'ingenuità da parte delle ragazze condita da un comportamento non proprio sportivo delle avversarie. Al momento dell'arrivo un vaporetto ha oscurato la linea del traguardo e la giuria non è riuscita a vedere in tempo reale quale fosse l'armo vincitore. Le ragazze, non sentendosi chiamare, non si sono recate dai giudici al controllo e sono subito andate verso i senior per dare il loro gozzo. Mentre si avviavano verso il pontile sono state richiamate dalla giuria. Sono state controllate, era tutto in regola, ma la società del Porto Azzurro dell'Isola d'Elba ha fatto ricorso. Le spezzine, prima in batteria, sono state squalificate e non hanno partecipato alla finale. Per fortuna il riscatto è avvenuto grazie al successo dei senior campioni d'Italia. È una grande soddisfazione, specialmente per i ragazzi che da settembre, un po' per gli allenamenti del Palio e poi dopo il Palio per il gozzo, non ci sono mai fermati. E quindi mi sento in dovere di ringraziarli ad uno perché hanno fatto un qualcosa che da noi mancava da tanto tempo. Comunque la gara è andata bene, sia le batterie che le finali, abbiamo battuto l'equipaggio campione d'Italia in carica che è il Porto Azzurro. Contento al massimo per te, per la società, per tutti? Soprattutto per gli atleti, poi la società e poi qualcosa anche per me, comunque per tutti quelli che sono stati vicino a noi.